Ragazzi, benvenuti in questo nuovo e breve video. Come detto, 13.275 crediti e sto andando a fare compravendita con Ramirez. Il suo prezzo si aggira intorno a 5.400 crediti e lo andò a prendere a 1.000 crediti in meno. Come vedete, il metodo è lo stesso del video di ieri, però cambia giocatore. Perché cambia giocatore? Perché, attenzione, questo metodo non si può fare con tutti i giocatori, ovviamente, perché non tutti ci sono sempre sul mercato a 1.000 crediti in meno. Infatti io mi andrò a sezionare i giocatori con cui si può fare questo metodo. Come vedete, non è un giocatore qualsiasi, perché si trova sotto i 4.000 crediti. Come vedrete adesso nel proseguire del video, ne prenderò 3, ma al di sotto di 4.000 crediti. Quando compro ora sta a 5.200 crediti, ma insomma siamo lì. Come vedete, non avevo un grande budget, avevo 12.000 crediti, perché ovviamente la squadra l'avevo fatta, avevo fatto la squadra e mi andava di giocare, quindi i crediti erano quelli. Adesso l'ho presi questi due, li ho mandati alla lista di trasferimenti. Ho continuato a cercare con un prezzo di 4.200-4.300 e niente, stavo cercando e alla fine l'ho trovato con 2.500 crediti, che ho comprato, e devo dire che si compra abbastanza facilmente, perché non tutti ci stanno su Ramirez. Cioè, di più la gente devo dire che sta su giocatori abbastanza comprati, come Götze, Modric, Iniesta, ecco lì ci sta tanta gente, mentre su Ramirez ci sta poca gente, come insomma come altri giocatori. Ora non sto a dirli, l'ho mandato alla lista di trasferimenti. Come vedete, l'ho messo in vendita dopo 3 minuti, proprio 3 minuti me li hanno comprati. Ora qua mi sarà buggato, come vedete me l'ho dato scaduto, però non mi ha dato i crediti, quindi mi si è buggato tutto, io non sapevo cosa fare, e quindi sto andando a rivedere compra ora. Però qua non si sbugga, non so cosa sia successo, e quindi niente, ok, mi ho dato i crediti. E vedete, prima avevo 13.000 crediti, adesso ne ho 18, ho fatto 5k con 3 giocatori. Se vi è piaciuto questa puntata, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Black.